Buongiorno a tutti cari amici di Sport, siamo qui al Palaverde di Villorba Treviso per gara 1 tra Imoco Conegliano e Rebecchi Volley Normeccanica Piacenza. Buongiorno, stiamo Buongiorno. Organizzando la coreografia per la partita, per il sostegno della partita. No. Come finirà oggi la partita? No. Ah, è un pronostico allora? Sì. Io spererei di vincere. Siamo fiduciosi. Prima del grande inizio della partita ci rifociliamo con un buon panino otto. Oggi come finirà? Le pantere sbraneranno le lupe di Piacenza? Hanno già fatto il massimo che potranno fare, tutto quello che viene è sicuramente una roba in più positiva. Chi vince? Di Mock. Quanto? 3-2. Quale sarà la top score? Emilia, Raffaella o Valentina? Emilia, Nicolova, la nostra meraviglia, diciamo. Sì, ma sentite il busto Arsizio? No. Lui sì? Ma... No, io sono per il bel volley. In realtà il tifoso di Busto Arsizio è senza... Ve l'abbiamo suonato, sì. Quest'area Vips, con dei Vips, sono dei Vips presenti o...? Eh sì, un po' più cool, diciamo. Dai, per noi siamo in sport. Il bimanese è buono. Sono anche dei dolci, però. Ah, sì, di domenica si può trasgredire, diciamo. Niente dolci? Ha bisogno di base allo stomaco. Senta, che tipo di Vips solitamente frequentano l'area lounge del Palaverde? Sta per iniziare la partita, un Palaverde delle grandi occasioni. Quindi 5 punti di vantaggio! 10, un avversario quotato, il calore del Palaverde può fare grandi cose, anche l'entusiasmo di giocare per divertirsi. E voi siete qui mentre la partita si sta svolgendo? Sì, noi parliamo. Infatti ogni tanto andiamo a spiare. Ah, vorreste vedere la partita? Sì, sicuramente, anche perché sentiamo la tifoseria che è bella carica e noi siamo qua invece. Quindi siete tifosissime di Conegliano? Sì, ho capito. E invece siete qua a stappare prosecco a... Prepariamo per festeggiare. Ah, quindi dopo... Arrivano in massa, assetati, sì, con esatto, voglia di sbronzarsi. Si svolge tutto in 5 minuti proprio. Noi stiamo qua adesso a non fare praticamente nulla, a parte sistemare, e poi arrivano tutti insieme. In massa. Complimenti, 10 su 10. Una partita a due facce, verrebbe da dire. Grande inizio dell'Imoco che sembrava avviata verso un facile successo 3-0, ma la squadra di Caprara, le lupe emiliane, non erano d'accordo e hanno pareggiato il conto e sono in crescita, stiamo attenti, le turleia di Emei e i Mainers sono imprevedibili. Però per quanto sia bello vedere la partita di là e anche bello di qua. Perché fa più fresco e c'è il prosecco che esatto. È prettamente da Conegliano. Esatto. Poi comunque devono vincere e vinceranno perché il sogno deve vincere sempre. È fondamentale riuscire a immaginarsi le cose perché poi accadono. Insomma, com'è andata questa partita? Una partita a due facce, sembrava vedendo i primi due set che Conegliano fosse avviata verso una vittoria per 3-0, ma Piacenza die hard ha rimontato e vinto perché non ne ha voluto sapere di cadere. È una costante stata di Piacenza che ha sempre vinto il tiebreak. Ha sempre... Devi guardare sì, sì. Nell'obiettivo della videocamera, sì. Se guardi per terra, se no. Mi guardi... Ti mettiti con il dietro del signorino. Che ha sempre vinto gare 1 ai tie break, sempre rischiando, e poi è seguita una gara 2 in cui ha vinto senza lasciare all'avversario neanche le briciole. Sarà così anche in gara 2 al Palabanca?
Ma è stata una partita che è iniziata sicuramente con il piede giusto. Non dimentichiamo che giochiamo contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Piacenza ha vinto la Coppa Italia, è arrivata alla Final Four della Champion. È una squadra con una panchina molto lunga, mentre noi soffriamo un po' nei cambi, e quindi ha saputo poi ricostruire la partita, reimpostare il suo gioco dal terzo set, imporci il suo ritmo fino a portarci a strapparci questo 3-2 meritato assolutamente. Siamo qui con il Pete Doherty dei Noantri. Allora, se questa partita fosse stata una canzone pop rock, quale artista lei avrebbe scelto? Io devo dire che quello che mi è piaciuto oggi è vedere un palaverde pieno di persone che supportano una realtà che è coraggiosa. Quindi sarebbe sicuramente un artista, una band emergente, ma che emergerà e diventerà mainstream. Siamo nella terra del prosecco, pare l'amaro calice della sconfitta questo. Ma non sembra molto amaro il calice di questo... No. Non è amaro questo calice? No, il calice è sempre buono da bere, soprattutto nel Veneto. Siamo qui con il Pete Doherty dei Noantri, della terra del prosecco. Allora, questo palaverde in versione pop rock, quale canzone le ispira? Ma mi ispirerebbe qualcosa degli Arctic Monkeys magari. Quello che mi ispira è vedere che il sistema sta andandosene, perché qui abbiamo trovato un palaverde completamente pieno per una società che in realtà stava cercando di resistere e sopravvivere per il campionato. Quindi questa partecipazione qua è molto vicina a un concerto. A un concerto di quale artista? Vuoi sapere quale artista? Gli After Hours. Dai, vai a mangiare la torta, Bruno. Raffaella, ciao, siamo di Sport. Abbiamo fatto anche gli auguri ieri al compleanno. Non dà la mano, è come... Abbiamo fame, solo che ci sono anche gli avversari in campo. Oggi onora Piacenza perché ha giocato una gamba la partita. Avevano più gambe di noi, più testa l'hanno usata. Se ci riposiamo, va benissimo. Cosa stai combinando? Sto mangiando per gli amici di Sport la torta di Raffaella Calloni. Ecco, però devi guardare in questa cazzo di camera, perché sì. Ma la camera è di qua. Di Raffaella Calloni, sto mangiando la torta di Raffaella Calloni, e se per caso cadesse il mondo non mi sposto un po' più in là. È buono. È buono. È buona la crema. C'è un sacco di crema. C'è un sacco di crema. Eh sì, ma adesso ci mette anche quello. Voglio dire, trovami delle bariste più simpatiche e carine di quelle che abbiamo trovato oggi. No, carine, sono proprio fighe, secondo me, no, carine. Eh sì, c'è della qualità, c'è della qualità. E infatti, c'è della qualità. C'è della qualità. Perché loro valgono. Loro valgono. È stata un'esperienza molto bella, carica di fuochi d'artificio, diciamo. E si è spaziato al pop rock, alla torta della Calloni, all'intervista con la Calloni stessa, che è un po' una centrale vagabonda che di regole non ne ha, parafrasando la sua omonima Carrà, ma comunque ha una simpatia senza pari. In bocca al lupo per la sua carriera, che speriamo carica di soddisfazione. Ecco, cosa ti è piaciuto di più del backstage in cui ci siamo trovati alla fine partita? Sono usciti degli spazi creativi con molto pepe, diciamo, e anche salsa chili, curry, diciamo. Ascolta, il prosecco era buono, tu non l'hai bevuto, io sì, quindi posso confermare. L'ospitalità dell'Imoco Conegliano è da 5 stelle. Eh certo, 5 stelle, lounge, ma very, very.